MC20 is the physical expression of our brand values. Innovative by nature, powered by passion, unique by design. Noi abbiamo impostato un futuro nella Maserati che è visionario. Cioè da qui uscirà una vettura bellissima, ma non bellissima per l'estate, c'è un capolavoro. Tonight, with MC20, we are introducing more than a supercar. MC20 is the model that starts our new era. There are moments in history when playing it safe means not playing at all. The MC20 is our audacious race into the future. A breathtaking race that today speeds through the streets all around the world. But how is a masterpiece of this kind conceived in the first place? Let's rewind the tape. So here we are with the brand new Maserati MC20. MC stands for Maserati Corsa, 20 for the year 2020. Not only is this car the beginning of a new era for Maserati, but also a strong departure in our design philosophy for Maserati going forward. MC20 è un progetto un po' pazzo. A dicembre 2018 c'è stata un po' la scintilla. Proviamo a fare una macchina super sportiva, un motore estremo rispetto a quelle che sono le applicazioni che abbiamo avuto fino ad oggi. La nuova sportiva sarà emozione, dovrà trasmettere emozioni come ha fatto l'MC12 nel suo periodo. Dobbiamo replicare e forse anche fare meglio di quello che è stato MC12 con la nuova supersportiva. Vettura che si fa desiderare anche per le persone che ci devono lavorare, per le persone che ci devono spendere tanto tempo della propria vita, vita privata, vita lavorativa, perché rappresenta e sintetizza tutta la passione, lo sforzo e l'ingegno che ci ha messo tutte le persone che hanno contribuito al suo sviluppo, al suo progetto e alla sua realizzazione. The new MC20 was conceived, designed, and built in Modena. An ambitious project starting from its beating heart, the trailblazing 630 horsepower Nettuno V6 engine. I still remember the first time we turned on the Frusta engine on the dyno bench. Everyone was excited about the moment. And when I saw the engine reach the 8,000 RPM, my heart was beating very fast. La Maserati torna a produrre un motore proprio e in più nello stabilimento di Modena dopo circa 20 anni. Questo è assolutamente un momento storico per una casa automobilistica. È avere la totalità e l'assoluto dominio del progetto, della tecnica. Poter fornire la pienezza del risultato. È un po' come se Michelangelo fosse andato alla cava a estrarsi il marmo da solo. Abbiamo delle idee nelle quali abbiamo creduto dall'inizio che ci hanno, come dire, permesso di acquisire questa consapevolezza, di riuscire ad uscire con un prodotto, con un motore all'altezza del nome Maserati, all'altezza delle performance richieste e dei contenuti richiesti. In line with the purest Maserati tradition, this is an engine that loves to roar the second you press the accelerator. The new MC20 styling speaks for itself. It's a blend of design and sculptural engineering for a unique driving pleasure. As always,
It all starts with what I think is one of the most iconic badges in the industry, the Maserati Trident. Beautifully framed by this interesting grille that brings together the design philosophy of the very clean, hand-sculpted upper of the car with a very much computer design, purely functional, almost raw engineering lower of the car, bringing these two worlds together. The design philosophy of Kios continues on the side of the Maserati MC20. We are able to avoid any additional need for a spoiler to create the perfect Y0 line, which again helps us with our design philosophy of remaining pure and timeless and avoiding any unnecessary distraction. So of course, proportions are the most important part about every Maserati we design. The MC20 is no exception. It already starts with a width of almost 2 meters, but on top of that, we use graphic elements like these very slim, very horizontal taillights. Pur parlando un linguaggio fortemente prestazionale e sportivo, però sarà fortemente caratterizzata da un'eleganza al fine da mantenere invece il comfort e la tradizione di una Maserati. Dietro i concetti dei materiali c'è un concetto di sperimentazione stessa della materia e di evoluzione. L'idea di bellezza meccanica, mechanical beauty. When you slip inside the MC20, the interior that greets you reflects the exterior you've just left. Everything, from the purity of the shapes to the absence of hard edges and distractions, serves the sole purpose of enhancing your exhilarating drive. One of my favorite elements on the Maserati MC20 are the very dramatic doors that open in supercar-worthy butterfly style. But besides the dramatic look it offers, there's really mostly a functional reason we opted for this choice. And that is the ease of ingress and egress with this wide opening, and also to allow the customer to truly enjoy the beauty of the engineering part of this car, the carbon fiber top. A very cool technology part of the car is what you see here, an additional rear view camera, which provides an image to the rear view mirror. So even though you're sitting in a mid-engine car, you will always have a very unobstructed view of what is behind you. Negli interni, dove abbiamo un ambiente tendenzialmente tutto scuro, la matericità stessa, il contrasto tra i materiali, viene esaltato in qualche modo da delle lavorazioni superficiali che rendono i componenti dei veri pezzi meccanici, dei veri pezzi tecnici. For us was to create an ambient for the driver. You don't have to have the distractions because you had to concentrate to drive. Taking full advantage of the high-tech tools and solutions, like the dynamic simulator at the Maserati Innovation Lab, the MC20 is designed for the perfect driving experience. Vi posso garantire che dopo 15 anni di simulazione, questo è lo strumento più avanzato oggi al mondo. Qual è il grande vantaggio del simulatore? Che comunque l'uomo rimane al centro dello sviluppo. In questo progetto abbiamo utilizzato tutti i materiali più avanzati, dalla fibra di carbonio in tutte le sue varianti possibili e immaginabili, alle leghe di alluminio e magnesio alto prestazionali. The first Maserati to be built around a carbon fiber monocoque, the MC20, is an aerodynamic masterpiece. Technology and innovative solutions that make it also born to become convertible and electric, unique of its kind, starting from its phenomenal V6 Nettuno engine. È stato scelto di realizzare un V6 al posto di un V8 per diverse ragioni. Prima su tutto perché il mondo del motore tradizionale deve per forza di cose
andare verso un profilo più ecologico, più sostenibile. Il vantaggio sostanziale di questo oggetto è che permette contemporaneamente a un aumento sostanziale di performance, quindi stiamo parlando di performance che in V6 aumentano di circa 120-130 cavalli e di coppie che passano dai 600 Nm ai 700-730 Nm, permette anche di raggiungere una riduzione di consumi del motore. The technological heart of the Nettuno engine is the innovative pre-chamber combustion system with twin spark plugs, which is a patented race-derived technology now available for the first time in a road car. Cosa significa? Ci sono dei getti a temperatura molto elevata che raggiungono la camera di combustione. Questi getti fanno innescare la combustione non solo da un punto come un motore tradizionale, ma da una molteplicità di volumi. E questo permette di raggiungere tutte le zone della camera di combustione velocemente e avere una combustione molto più veloce e efficiente. Di fatto abbiamo due motori in uno, uno iniezione diretta e uno iniezione indiretta. Siamo 630 cavalli, ma il dato ancora più impressionante è che è un 3 litri V6 di 90 gradi, quindi stiamo parlando di 210 cavalli litro, 730 Nm di coppia disponibili praticamente immediatamente, perché stiamo parlando di 2200 giri, max rev di 8000 giri quasi, dati impressionanti. Velocità massima oltre 325 km/h da 0 a 100 in meno di 2.9 secondi. Una linea di montaggio dove l'artigianalità sarà sempre posta al centro, quindi la linea di produzione assolutamente artigianale e umana. Il prodotto assolutamente futuristico connesso ai tech. The new MC20 carries the pioneering spirit of our roots into the future and into an all new era. Iconic and ultra modern. Powerful and ultra lightweight. Fast and pure in its lines. Or more simply, the first of its kind.